Fratelli bianconeri e non, buongiorno a tutti voi. Dunque, prima di addentrarmi nel video vi devo dire due cose importantissime. La prima, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto azionate la campanella, perché ripeto, ragazzi, continuate a dirmi che non vedete o non sapete del video. Se non azionate la campanellina, questo non succede. Ok? Prima cosa, e soprattutto condividete il video. Seconda cosa, sono entrato a far parte ufficialmente della redazione di Signora Mia Calcio News, che sta per diventare una testata giornalistica riconosciuta e ufficiale, grazie al giornalista Marco Venditti, per cui è una cosa che mi fa piacere, una cosa che mi onora. Io mi occuperò di fare le pagelle nel mio modo, le pagellazze che tanto a voi piacciono. E mi occuperò di fare anche un video quasi tutti i giorni di 1 minuto e mezzo che verrà postato solo su Signora Mia per quello che riguarda le pillole di mercato. Sono video brevissimi, ok? Che parlano di giocatori che sarebbero nel mirino o quantomeno vicini o più o meno vicini o si vedrà. Quindi questi li troverete soltanto su Signora Mia Calcio News. Quindi seguitemi e seguiteci anche di là. Una volta fatta questa premessa, video di oggi per parlare dell'attacco futuro della Juventus. È vicinissimo Angel De Maria. Sembra che sia una questione di qualche giorno prima di poter dare la ufficialità definitiva, cosa che ovviamente tutti ci auguriamo succeda prima possibile. Perché Angel Di Maria diventa importante nello scacchiere della Juventus? Allora, Angel Di Maria ha un'età che non è più un ragazzino, no? Il grande Giampiero Boniperti diceva: "Hai 33 anni, te ne puoi andare perché il meglio l'hai già dato". Quindi non so sinceramente con quale spirito, con quale voglia, con quale motivazione arriverà Angel Di Maria alla Juventus. Questa è una cosa che spetterà molto anche al nostro allenatore, dargli tutte queste cose. Avrei preferito che in panchina ci fosse qualcun altro a dare questo tipo di motivazioni, ma siccome qualcun altro non c'è, sarà ancora lui a gestire la Juventus dell'anno prossimo, vedremo di che cosa sarà capace. La Juventus ha bisogno di essere ricostruita e ripartire da Di Maria, che è un assist man nel vero senso della parola, ed è un giocatore che noi sono 2 o 3 anni che non abbiamo più praticamente dalla scomparsa dai radar juventini del pirlo giocatore. Ci serve come il pane, ci serve come il pane. Non possiamo fare a meno di poter dire una cosa del genere. L'acquisto c'è. Il peso specifico c'è, ma passa un altro anno. Quindi io francamente sono sempre stato molto contrario ad andare a comprare giocatori del tipo così, tra virgolette, anziani. Ovviamente sto parlando di carriera. Però guardiamo alcuni fenomeni del calcio, quindi guardiamo Cristiano Ronaldo, guardiamo Benzema, guardiamo Messi, guardiamo, oltre i 30 anni continuano a dare molto. È chiaro che fino a che ne hai 32, 31, 32, 33 è un conto. Quando cominci ad arrivare intorno ai 35 anni, io credo che un giocatore sia finito e vada ceduto o vada fatto smettere. Se non lo capisce lui, glielo devi far capire. Detto ciò, ritornando a parlare di Angel Di Maria, Angel Di Maria è importante perché va a chiudere, a coprire una lacuna che da noi è fondamentale perché, ripeto, sono 3 anni che non abbiamo più un calciatore di questo tipo e questo vorrebbe dire permettere a Vlahovic di ritornare a fare grappoli di gol. Ora, servirà o basterà? Che serva è sicuro, che basti non credo. Perché dico questo? Per due motivi. Il primo motivo riguarda Federico Chiesa. Chiesa, secondo me, noi non lo rivedremo al top prima di novembre-dicembre.
Questo è il mio parere personale. Sicuramente farà la preparazione, sicuramente sarà quello che sarà, ma non credo che lo rivedremo al top prima di novembre-dicembre. Prima cosa. La seconda cosa è non abbiamo un attacco sufficiente. Quindi la Juventus dovrà fare per forza un ulteriore innesto importante. Al posto di chi? No, non al posto di Morata, assolutamente no, ma al posto di Ken. Ken che va assolutamente allontanato perché non è un giocatore proponibile per una grande Juventus. E deve arrivare un giocatore che faccia o il titolare oppure subentri al posto di Morata, ma che si divida la parte con Morata. Quindi ci vorrebbe uno in stile Mandzukic per capirci, non Mandzukic. Mandzukic credo che sia un giocatore per certi versi inarrivabile, ma un giocatore del genere, giocatore potente, forte di testa, ci mancherebbe un giocatore così a noi, secondo me. Se noi avessimo un attacco, Angel Di Maria, il giocatore che vi ho detto, Vlahovic nel mezzo, Chiesa a sinistra, con Morata che fa anche la panchina, beh, io credo che a livello di attacco potremmo cominciare a pensare bene. Ovviamente l'attacco non basta, però sicuramente Di Maria sarebbe assolutamente quel collante che, ripeto, a noi manca da 3 anni ed è linfa vitale. Ripeto, signori, prendendo Di Maria il rischio c'è, è inutile stare qui ad inventarsi le favole o non raccontare quello che è vero, il rischio c'è, è inutile, ha 34 anni, non è più un ragazzino, quindi il rischio che non sia il Di Maria visto fino a 30 anni in parte ci può essere. Quest'anno il PSG qualche volta l'ha messo in panchina perché giustamente lo deve preservare. Allora, quello che mi chiedo io, vista l'età di Maria, è un giocatore che sarà sufficiente a supportare questa squadra per un'intera stagione e giocare la media di circa 50-60 partite all'anno? Perché quest'anno l'unica partita che la Juventus non giocherà sarà la Supercoppa italiana, ma per il resto le giocherà tutte. Quindi, comunque vada, la Juventus. Mettiamo in preventivo gli ottavi di Champions, quindi sono 6 partite lì, ce ne sono quasi una quarantina di campionato, mi sembra 38 di campionato, quindi già si parla tra Coppa Italia una cinquantina, ma sicuramente ci auguriamo che siano di più. Quindi io mi chiedo, sarà sufficiente Di Maria con l'età che ha, sperando che le motivazioni siano ancora giuste per poter giocare a certi livelli, sia sufficiente per tutto questo? Non lo so. Di sicuro Di Maria è un giocatore che ha un curriculum invidiabile, questo è garantito. La Juventus ha bisogno di Di Maria. Di Maria ha bisogno della Juventus? Non lo so. Questo sarà lui a doverlo dimostrare. Dando il massimo di quello che ha ancora da poter dare, però ripeto, se io fossi nella Juventus, mi occuperei di prendere anche un baby piccolo di Maria. Secondo me staremmo più tranquilli. Ciao a tutti.